Buongiorno, sono Pietro Lehmann del ristorante Gioia di Milano. Sono qui per la quinta edizione di Top Chef Ventura e oggi preparerò una ricetta divertente e interessante che ha anche un titolo evocativo che si chiama Un indovino mi disse, come il grande romanzo di Terzani. Un indovino mi disse, come dice il nome, è un piatto preparato con del formaggio di soia, condito con della salsa di soia e con vari ingredienti attorno che giocano con lui. Lei è mia figlia Romy, dunque mi prenderesti un pochino di olio di semi per piacere? E poi arrostisci il tofu come a casa. Qui abbiamo della frutta secca, sia dei pistacchi che triterò. Poi in questo pistacchio rotolo questa sfera di fagioli cannellini e pomodori e erbe e su questa sfera incastono il pistacchio, in questo modo. Poi qua abbiamo delle nocciole che taglierò solamente in due. Terzani ha vissuto tanti anni tra Cina, India e Giappone e leggendo i suoi libri mi riconosco nei suoi spunti, quindi ho creato questo piatto per andargli vicino. Qua il tofu è stato arrostito e adesso in questo tofu mettiamo le nostre nocciole che tostiamo leggermente, qualche mandorla in questo modo. E poi, Romy, se metti questa salsa di soia, tendenzialmente solo sul tofu. Perfetto. Bene. La salsa di soia è indispensabile col tofu, ci dà sapidità e quella che rimane la facciamo assorbire dalle altre verdure. Qui abbiamo preparato queste zucchine appena grigliate, che diventano la base per raccogliere il tofu. Se vuoi farlo te, metti una fetta di tofu qua. Questa fetta è farcita con questa marmellata di prugne e albicocche. Copriamo con l'altra fetta di tofu. Benissimo. Facciamo un fagottino in questo modo. Perfetto. Adesso questo bel fagottino, qui abbiamo ancora degli shiitake, un fungo pregiato che viene coltivato, è un fungo che fa molto bene alla salute, e delle patate quasi arrostite. Questo fagottino, assieme a tutto, lo mettiamo un attimo in forno per fare insaporire il tutto. Qua abbiamo del tartufo estivo. Il tartufo non solo dà gusto, ma dà anche consistenza al piatto. Tagliamo due fettine di tartufo in questo modo, lo mettiamo sul tagliere, poi puoi andare a prendere la teglia che abbiamo messo in forno. Mescolo ancora questo olio con del succo di barbabietola, che così questo olio diventa un bel colore rosso. In mezzo al piatto metto questo tofu. In Oriente ci sono ingredienti che caratterizzano molto la cucina e che io amo molto. Uno è la salsa di soia che c'è nel tofu, un altro sono gli shiitake e un altro è il wasabi. Infatti in questo piatto abbiamo questa spuma soffice di wasabi che viene messa a incastonare le verdure in questo modo. Le nostre nocciole mandorle insaporite le faccio andare a cascata. Sopra la nostra bella sfera di fagioli cannellini e pistacchi. Un indovino mi disse, un piatto
a cavallo tra Oriente e Occidente, dedicato al grande Tiziano Terzani. È del tofu arrostito con una sfera sopra di cannellini e pistacchi e delle verdure della stagione e una spuma soffice di wasabi. Grazie.